Amici, dopo mesi, bentornati all'interno del format più piccante di tutta YouTube Italia. Un format in cui io e il braccio più tamaro della Lombardia girovaghiamo il mondo alla ricerca di nuove vittime. Vittime che saranno obbligate ad assaggiare la patatina più piccante del mondo. Io vi invito in questo momento a scrivere qui sotto nei commenti altri nomi, altri ospiti che vorreste vedere all'interno di questo format. Buona visione. Allora, siamo arrivati dalle vittime, esattamente. Ho sempre questa bella sensazione, perché tanto non saremo noi a provare. È da un po' di tempo che non provo, saranno mesi, sì. Vero? Siamo pronti a vedere le reazioni. Esatto. La prima vittima che si sacrificherà per farci monetizzare qui su YouTube con il dolore e con la sofferenza è niente popò di meno che Luca Campolunghi. Prego! Prego Luca! Prego! Guarda, dovrei essere felice, invece... Sono un po' in ansia. Allora, tu ci dicevi che in realtà l'hai già provata un anno fa questa patatina. Sì, avrei preferito non provarla però. Però ne hai provata a metà. Forse un pezzettino. Oggi invece dentro il nostro canale, siccome non facciamo le cose fake, la proveremo tutta. Cioè la proverai tutta. Intera. Ed è, come ho detto prima, l'evoluzione questa. La versione piccante. Super Saiyan. L'hanno perfezionata. Esatto. Madò. Tu piccante lo tolleri? No, amo il piccante. Sono uno che ama il piccante, c'è il nonno calabrese. Il culo come reagisce poi? Come il culo? Reagisce bene. Il problema è che un conto è mangiare il piccante. Okay. Un conto che te lo gusti. Un conto è mangiare sta roba che... Non è neanche piccante, è fuori dal comune. È fuoco, non è piccante. Allora, intanto noi, siccome siamo delle bravissime persone, abbiamo portato il latte. Allora, l'anno scorso per un triangolino così ho finito una bottiglia. E la Madonna! per una patatina intera, spero che hai preso una cassa. Eccola qui. Questa è tua. Dopo mesi, ritorna all'interno del nostro canale. Madonna. Prego. Dammi guantino. Ti spacchetto tutto. Tra l'altro, i prossimi ospiti, che saranno Andrea Fratino e Fene, stanno sottovalutando... Fratino è convinto che sia come mangiare un nugget. Ovviamente spero che non ci veda, no. che starei di merda. Però capisci. No, infatti. Vai, guantino. Madonna, ma perché? Comunque, è cambiata un po'. Eh sì, ho detto che è veramente cambiata. No, guarda. Questa qua è l'evoluzione, è Super Saiyan sta roba. Come sempre, quelli delle patatine non ci pagano, ma a noi non ce ne frega un cazzo. Niente, neanche riesco a mettere il guanto, ma perché? Ma non potevo prendere un impegno oggi. Vabbè, guanto messo. Vediamo se è uguale dentro, apri. È diversa veramente, non sto scherzando. No, sarà lei. Oh, è rotta? Vedi la parte più grande? No, cos'è? No. Ma è enorme! No, ragazzi! No, vabbè. È enorme! Ma voi siete matti! Ma io... Madonna, senti... Ma... No, ragazzi, è intera! A me viene male solo a pensarci. È intera! Vai, Luca. Fatti il segno della croce. No. Oh, zio, mi sta arrivando in bocca, sì, te lo giuro. Ma è enorme! Io ho mangiato la punta! Vai, Luca. Ma che puzza! Ma secondo me è peggiore questa. Peggiore questa, preparati. Sai l'ansietta. se non l'avessi assaggiata, forse la mangerei più. Ma sì, sarà piccante. È vero. Vai, questo vuol dire che hai un grande cuore. Posso fare un appello alla mia famiglia? Sì, alla tua ragazza, chi vuoi? Allora, questo? Minchia, ma mi sale proprio. Questo è proprio qua. Cosa abbiamo? La famiglia di regia. Anche lui. Allora, amore, sappi che se non tornerò a casa. Avevo davvero, davvero grandi intenzioni con te. Diciamo anche che la ragazza di Luca è stata fortunata, perché sennò anche ma era in radio. Anche oggi. Lei era una vittima. Era in radio, doveva farlo pure lei, meno male, guarda, sennò mi sarei sentito in colpa. Però guarda, potrebbe farlo anche lei. Va bene, magari nel prossimo video. Quindi stai dicendo amore? Amore, la mia intenzione era avere un futuro insieme a te, sposarti, avere dei figli. E invece fu tutto stroncato da una patatina. Mamma mia. Vado. Vai. Togli il guanto. È andata giù tutta. Tutta? Tutta, subito. È come me la ricordavo. Attenzione, gli è andata via la voce.
Il latte si può bere dopo quanto? Quando vuoi. C'è anche adesso? Ah, allora. Sì, sì, non c'è una. Ok. No, non diamo il limite. Però bene, dai. Cazzo. Cioè, di faccia anche sta bene. Oh, stai prendendo tutto il latte. Adesso arriva. Figa è fuoco. Figa è fuoco. Oh, secondo me frattino sviene. Sì, sì. Sto piangendo. Però sei bravo, eh. Ma sì. Cosa? No, c'ho no, la lingua in fiamme. Si sta incazzando. Sei bravo, io. Oh, esternamente sembri. Sembro. Sembri a posto. Dentro com'è? L'ha veramente finito, eh. È pure allergico al latte lui. No. Non posso stare quando la fa fratino. Fai finta di niente, ti prego, con lui. Aspetta. Aspetta. Ma che cazzo fate? Ti sta passando un po' o no? Devi fargli sciacquo e sputare? Sì. Sputa fuori se vuoi, eh. Ma tanto lui manda giù, gli piace il latte. Com'è? E la lingua rimane sempre così. Basta. Adesso hai quei 5 minuti finali che sono quelli più bastardi. La lingua com'è? Adesso sta piangendo un po', eh. C'è un po' di lacrime adesso. Risalta ancora di più il tuo occhio fantastico. Ma sei. Ma sei in lacrime. C'è gli occhi rossi, non più azzurri. Sì, sì, fallo ridere, che poi... C'è il fratino che sta clamorosamente... Ma tutte ste scene, fai! Guarda, no, vabbè! Tutte ste scene no, pure sta dicendo! Via. Peggio adesso che all'inizio, sì. Lì, eh? No, 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 troppo! Sì. Male, male, eh? Cazzo, io non la farei mai più! Neanch'io! Beh, dai! Dai! Ci siamo! Possiamo farti l'applauso! Bravo! Bravo, Luca! Bravo Luca, ma quando finisce, cioè io devo tornare a casa. Secondo me frattino starà male veramente. Cascasse il mondo, sto di fianco a te quando lo fa frattino. Che quel pirla sì, pensa vieni, che deve mangiare. Vieni qua dietro, così commenti anche te. Però sei stato, secondo me sei stato uno dei migliori. Top 3, reazione. C'è gente che è stata veramente male, male, male. Tipo Patrizio. Sì. Morellato. Lui. No, no, l'ho quasi pronto su corso. No, ma, no, ma fuori dalla macchina poi. Ah, si girava la testa. Sì, sì. No, più che altro quello che cioè, già con un pezzettino ti si infiamma tutta la bocca. Intera. Intera è devastante. Non sei, perché sei infiammato da qua tutta. Anche lo sì. Stomaco. Tutto. Parlare fa malissimo. Sì, 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 è vero. Starò zitto tutto il giorno. Ma va, 10 minuti ti passa, dai. Facciamo entrare il fratino. Sì. Secondo ospite o vittima in questo caso? Miglior portiere dell'ultima Got League. Dicono il miglior portiere, la persona con i denti più bianchi di tutta Italia. Esatto. Fene. Fene. Portiere anche dei Seven Sins, la seconda squadra più forte di Italia. Italia in generale. Lo chiamiamo dentro? Vediamo. Anche lui era un Fene. Po'. Fene. Senza latte? No, ci posso pensarci. Va bene. Fene, non sottovalutarla. No, 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 nella sostanza che ho paura, di che sottovalutarla? La sta sottovalutando troppo, eh. Io ho detto allora! Per... Dai, c'è paura, lo sto sottovalutando. Bene. Intanto, questo latte di cui ho perso il tappo. È dietro, non c'era il tappo. Va bene. Ma non è che mi. Dovrei dividerlo con fratino. Dividerlo con fratino, non finiglielo. No, mica lo finisco apposta. Anche se non ascolta, dici. Che rapporto hai tu col piccante? Piace, lo mangi? Lo mangio, ma. Ho avuto una brutta esperienza una volta nella mia vita. Mi ho detto un piccante avariato e ho vomitato. Questa sarà la tua seconda brutta esperienza, sì, della vita. Dove vomiterai qualsiasi cosa. Questa è la patatina. Oh, pronto, ma, eh. No, non sono pronto. Sa, cioè, di piedi. Bene. Ma forse qual è il problema? Il problema è che è piccantissimo. Allora, prima cosa metti il guanto. Perché il guanto? Perché non puoi toccare niente poi. Dai, non dire cazzo. No, ma. Ma schizzo. È vero, è fatto apposta. Se tu tocchi con gli occhi con la. No, non puoi toccare, neanche le ferite, devi stare. La patatina devi prendere col guanto. Allora, prima c'ho delle bascrepolate. Vabbè. Come puoi dare tu? Non sto capendo. Vai, qua, guanto. Sei mancino destro? Sono mancino. E allora metti sul sinistro. Però le prendo col destro, le patate. E allora mettila sul destro. Vabbè, decidetevi voi. Allora, apri. Oh, non farti prendere dal panico se dovessi star male. Perché comunque l'effetto dura 10 minuti, te l'ho detto già prima. La cosa premessa non sono...
Mi piacciono, eh. Vabbè, è ovvio che, cioè, è una challenge comunque estrema. Se c'hai, no non stiamo qui a... Ci hai cacciato dai Seven Sins. Sei cacciato dai Seven Sins. Ci avete tradito. Questo è il risultato. Una speranza. Si sta pentendo in questo momento. Ma prendila. Cosa devo fare? L'apri. È in su, perché sennò cade la polverina. In su, così. No. Cioè, c'ha un'ansia. Oh, una. Dai, bene. Vai, aprila. Raga, vai. Piano. Che se no vola la vai, polverina, vai. Piano, se no, piano, 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 ok. Vai, 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 vai. Okay. Prendila okay. Con adesso guanto. Adesso prendi l'annusa. No, raga, ma perché... No, non ho parole. Ho paura e basta. Non ho parole. Non ho parole. Vai, vai, nera. Eh sì. Cazzo, vai, metti qua dentro. Senti l'odore. Però nachos, mi piace le nachos. Mangia e togli subito il guanto, eh. Vai. Taglio le tappe, così. Tutto. Sì. No! Non ci... Ma c'era... Vabbè, il tappo è tolto. Vabbè, tanto stai andando a casa. Io adesso gliela finisco, fratino. No. Tutta di un colpo? O sì, 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 tutto di un colpo. No, ti conviene. Poco alla volta non riesci. Vai dentro, tutta insieme proprio, mettila in bocca e poi la mastichi. Bravo. Guanto? Subito guanto, toglilo. Toglilo. Calma, calma. Io mangio piccante. No, abituato. Aspetta, appena. Come sono abituato, eh? Appena, aspetta. Sono abituato. Sì, sì, aspetta. Aspetta un minuto. Io mangio piccante. Cazzo! Oh. Sono il numero uno, io non lo soffro. E non lo bevo il latte, te lo dico adesso. No. Se veramente? Bevo, sei il numero uno. Dammi qua. Se non ci bevo. Credo se non lo bevi. Non ci credo. Nessuno l'ha mai fatto. Nessuno non ha mai bevuto latte? Qua. Mettiamo 10 minuti. No, 10 minuti che è già. Che catella che avrò. Ah. No, le orecchie, raga. Le orecchie non le, le senti? No, mi esplode. No, raga. No, tranquillo. Oh, calmo. Stai tranquillo. Oh, ti ho detto non farti prendere dal panico. Bevi, fidati, beviti il latte che ti rinfresca. È una sfida con me stesso, io non ho latte. Non... Dai. Frattino si sta iniziando. No, ma perché cosa c'entra l'orecchio? Ma perché cosa c'entra l'orecchie? Perché boh. Eh no, se... beh, il piccante fa così. Vai, vai, bevi, bevi. Bevi, bevi. Dai, hai già resistito troppo. Cosa sta succedendo? Tieni. No. No. Aspetta. Resisti? Resisto. Numero uno. Resisto. Però non passa. Eh no, non passa. No. No, no, c'ho il guanto, c'ho il guanto. Mandalo no, giù. No, raga, le orecchie. Puoi fare. Lui sa fare l'orecchio. Ognuno ha un sintomo diverso. Puoi fare gli sciacqui, fai quello che vuoi. No, raga. Com'è? Non è merda. Oh, Fene, calma. Mi stai mettendo ansia, Fene. Anch'io a me. Anch'io no, a me. No, no. No, no, no. Vaffanculo. Te lo finisco. Oh, non l'hai. No, non volevi non bere. Come lo finisco? Vabbè, hai resistito tanto, All'inizio bene, eh. No, le orecchie, raga. Bravo. Frattino se la sta proprio ridendo. Ridi, ridi, ma io godo, io godo, 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 ridi. Fa culo. No. Raga, no, raga, le orecchie. Ma cioè le orecchie cosa senti? Stanno esplodendo, stanno bruciando, stanno... Soccorro, no. 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 No, sto male. No, raga, ho gli danni. Come i danni? Pure querelati per sta cosa. Ma come, ma no, dici sensazioni? Bocca? Bro, non c'è sensazione. La lingua? Però sto bruciando, no, no. Un po' meglio. No. No, no. Che cazzo ti incazzi? No, no. Ai, ai, ai. Aia, no! Hai questa sensazione perché non finisce più. Vero? E questa è la sensazione più fastidiosa. Sì. Perché magari dici dura un va minuto. Va avanti 5 minuti. Sì. Ancora? Sì. No, moschiz. No, no. Non ci picchia. Guarda che Luca sta già a posto. Sì, Luca sta. Vedi? Ma poi c'è la cosa tra i denti, quello che ho paura. No, non c'è niente tra i denti. No, qua. Ah, la polverina, infatti, fatti gli sciacqui.
Oh, un pezzo di merda! Ha sputato la gente così. Guarda sto cane. Oh. Sputa la macchina. No! Ma porca giù! Mi ha sputato la macchina! Tutta la macchina è andata. Ma non stuzzica denti, raga. Ma non stuzzica denti di che? Ma smetti, che stuzzica denti? Ma non passa! È quello il problema. No, ti abbiamo fatto uno scherzo. Ti durerà fino a stasera almeno così. Dai, no, vabbè. È vero. Sì, sì. Luca, è lì. Ma Luca, l'ha già mangiata. No, almeno no, stasera no, adesso, così. Adesso finisce. Mi serve uno stuzzicadenti. Non c'è, non ce l'abbiamo uno stuzzicadenti. Serve. Non c'è niente tra i denti. No, qua in fondo. E quello rimane lì per quello che mi brucia. Ma stai zitto. No, no, no. No, quello è peggio, non mangiare. Col ruttino forse. Cambiata la situazione. Vedi. Cambiata. Come se l'avessi digerita. Ti vedo meglio infatti adesso. Sopravvivo. Sì. Un applauso. Fine. Ho fatto stato bravo però. Bravissimo. Bravo. Sei stato uno di quelli che è durato di più senza bere il latte. È vero. Quanto latte c'è ancora per Frattino? Metà. Come? Oh, pronostico per Frattino, starà male secondo te? Minchia. Lui sta male. Lui lo soffre di brutto. Lui lo ricoveriamo. Lui anche pochino che gliela metto nella pasta, che sì. Neanche si sente, lui se ne accorge. Diventa viola lui sicuro. Oh, grazie Fene. Grazie Fene. Grazie mille. Grazie a voi, non so, grazie. Sei esperienza fantastica. Non sai neanche se ringraziare. Beh, infatti, è questo. Frattino! Ha scritto tipo... Guardalo! Hai paura adesso, eh? Ora sono proprio felice. Ultimo ospite o vittima di questo video, il David Beckham della Got League. Il David Beckham della Got League, il Costantino Vitaliano della Got League, Andrea Frattino. Attenzione! Prego Andre. No, ciao, io Andrea. Parto con la consapevolezza. Eccolo qua. Ciao, allora, ragazzo. Com'è? C'hai l'ansia? Hai fatto io un fenomeno valutando fino se prima. Farlo. No, non stai valutando. Hai fatto fare 50 km. Andrea, per venire fin qua. Poi lui è arrivato qua con la presunzione. Non scherzare. Sì. Dai, Daniel. No, aspetta. Cosa aspetta? È tanto chiusa. Voi l'avete provata? Sì. Ovvio, i primi. Sì. Guarda, l'ho mangiata 10 patata... minuti fa. Tu stai bene. Guarda, quello mangia bene. Sta già bene. Guardalo. È un lava che schifo. Allora, Andrea. Veramente. Comunque, al massimo. È leggero. No, dura. Bevi il latte. Dura bevi il latte. 10 minuti di latte. Questo più quello. Questo più quello. Ma è finito. No, le mangi le Pringles piccanti? La voglia. Allora, uguale praticamente. Uguale alle Pringles. Uguale. Sì. Vai, Andrea, allora, metti il guanto prima cosa. Il guanto, non puoi toccarti la faccia poi, brucia troppo. Metti il guanto. Sei mancino. Metto due guanti. No, uno ce l'ha. Per prendere la patatina. O mettiamo i guanti di Fene. Da portiere. Vai Andre. Mi sta salendo. No, però se dovessi stare... Dai, non farti prendere dal panico, l'unica cosa. Cioè? Perché Fene ha iniziato ad avere un po' d'ansia così. No, io soffro d'ansia. Ma no, allora è giusto, la cosa giusta per te. No, dai, oh, come mi vedi? Mi vedi tranquillo? A te sì, ma lui guarda. Ma sta già bene adesso, sta scherzando, ridendo. Come stai? Ma sto malissimo ancora. No, sto ridendo. No, aspetta un attimo. Andrea. Vai, Andrea. Oh. Vai, su. Andrea. Mi fa già male la gola, aspetta. Vedi non fare il... È che ho mangiato 3 Frisk prima di entrare. Perfetto. Allora perfetto, non lo no, senti? Aspetta. Guarda che quello te lo spegne. Non mi sento male, aspetta. Sì, ti spegne. Ma ti senti male cosa che non è successo ancora niente, cioè. Andrea, stai calmo, senti tranquillo, il cuore qua che batte. Tranquillo, casomai ti portiamo noi all'ospedale. Ma sta già tossendo per cosa? Ah, l'ansia. È salita l'ansia. Dai, stai tranquillo. Poi, tu sei David Beckham della Got League. Beckham mi sa che non le mangiava le patatine. No. Mi sa che... Il placement ha fatto. Anch'io. È stato il primo a fare il placement Beckham. No, però già sento un po' la... Dai, allora, guarda, ascoltami le indicazioni. Prendi, la tieni dritta. Stai ascoltando? Apri e col guanto prendi la patatina. Ma mica tutta, eh? Sì, tutta. Sì, sì, è un attacco. È piccola, è una unica, è costa 10 euro, ci sarà un motivo. E non la mangi cioè... tutta. Vai. Dai. Così? Sì. Apri. No, tieni l'altra. Occhio a non toccarla, cade la polverina. Dritta.
Dritta Andrea, aiuto, guarda. Occhio, non far cadere, no, la polverina parte, dall'altra parte. Che se cade la polverina sei rovinato. Io non sono mancino. E lei che cazzo hai messo il guanto sulla sinistra? Messo a sinistra. Sì, infatti, cosa hai messo il guanto sulla sinistra? Madonna, no, no, occhio, occhio che mi cade tutto qua. No, aspetta, aspetta, aspetta. Non è caduto niente. Guarda. No, no, cosa? Fai così. Dai, prendi quel guanto, Andrea. Eccola. No, no, eccola. Fammi togliere un po' di polvere. No, non puoi, no, non puoi. Ma che c'è, cosa non puoi mandarla in aria. Togli il piccante. Non, cioè, no, non muoverla, tienila verso di te. Voi l'avete messa in bocca e morsicata? Sì, tutta. La mastichi, no, la mangi mi rimangono subito. Le pezzettine dei denti. No, ma è una stronzata che dice quello, che c'hai i denti di latta, talmente sono bianchi. Di latta? Sì, per dire. 3, 2, 1, vai. Bravissimo, guanto. Togli il guanto. Bravo, piano, bravo. Calmo, piano, calmo. Piano. No, aspetta. Un attimo. Neanche il tempo di assaggiare. Fermo. Buttala giù. Giù. Buttala. Buttala. Buttala giù. Buttala giù. L'hai ingoiato. Aspetta, ma che manco è salito, Andrea. Ma cosa sta facendo? Oh, ma non è ancora. Dai, oh. Ma non è ancora iniziato. Guarda che non ti è ancora salito. Aspetta. Okay. Calmo. Ma risciacqua di più, non sputare subito. Sì, tienila. Perché sennò finisci il latte. Tienila in bocca. Le orecchie? Ma che cazzo di suono è? Chiudi, chiudi, chiudi. Aspetta. Chiudi. Sciacqua, 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 non buttare. Non... Ma quanto si sta muovendo poi? Le manda anche un po' giù. Girati, così ti rinfresca. Uno sguardo qua in camera. Andre, vediamo la faccia. Non sputare, manda giù anche Andre che ti rinfresca lo stomaco. Faccio un fazzoletto. Aspetta. Oh, schifo! Ma che schifo! Ma che schifo! Ma è un uomo in lacrime, cosa sta facendo? Sputa, ridi ancora, ridi. Che è successo? Ma che è successo? Chiudi qua, ridi ancora. Com'è, dai, pensavi peggio. Come le Pringles, oh. Non riesci a star fermo, vero? Come le Pringles, Andrea. No? No, oh, non in macchina. Manda giù, manda giù, oh, un po', Andrea, manda giù che fa bene al stomaco. Che già di querelo. Ma mi si crea la saliva? Eh sì, normale. E meno male se non si crea. Devi vedere la, no, devi vedere, no, devi vedere la faccia. Ma un uomo di strutto. No, regalo, fate per favore. Andrea, dai, non è proprio bello. Andrea! Diceva che era tranquilla. Oh. Rideva, faceva, ah sì, è tranquilla. Ti bruciano gli occhi, perché? È normale. Guarda, ma che faccia! No, bro, ti stai gonfiando, bro. No! Bro, ti stai gonfiando. Non ascoltarli, sono cazzate. Ci sta gonfiando? Sì. Beh, meglio. Vabbè, è già passato, Andrea, bravo. Non è vero. Sì. Non è vero, proprio. Che voce ha adesso? Disperata. No, io il latte in bocca lo devo mettere. Oh, ma l'hai mai visto così? Mamma mia. Ma bellissimo. C'è qualcuno che ha fatto peggio? Andre, no. Forse lui. Forse è uno dei peggiori. Un po' meglio. Bravo! Bravo uomo! L'hai fatta! Com'era? Dici due o tre sensazioni erano a caldo? Erano giorni che rideva e questo è il risultato. Mi raccomando, scrivete qui sotto nei commenti perché chi volete passa? Come prossimi cinque, ospiti. 5 minuti. Perché non passa? 5 minuti, calmo. È finito il latte. È finito il latte. Mangia una mentina. No, rego, Cosa? Ho tossito. Oh, questo è buono. Questo è buono quando. È vero. Hai digerito anche quella di Fene e di Luca. Ma Fene l'ha finito il latte? Sicuro. Passi il latte? Sì, tieni, bro. No, dai, uno scherzo. Non c'è niente. Cosa travasi? Che cazzo travasi? Fatti lisciarti con l'acqua. Un po' di olio motore. Ah. Un po' di olio motore. Buona.
Dai, dici qualcosa, Andre. Sensazioni. Aspetta. Le differenze con le Pringles. L'hai sottovalutata, prima cosa. Di brutto. Quello sì. Mi scottano i denti, tipo, tutto. Pensavi. No, me l'ho percepita nel momento in cui ho messo la patata in bocca. Io un po' dopo. Sì. No, ma arrivi a un certo punto che devi bere il latte per forza. Cioè Se no muori. Fene aveva male le orecchie. Ma infatti. Ma Fene ha resistito tanto senza bere il latte. Sì. Saranno passati 2 minuti. Sì, è vero. Qualcosa di pazzesco. Come qualcosa di pazzesco. Se mai ti dovessero dire di rifarla? Non lo rifarei. Mai? Solo soldi. Solo soldi. Quanti? Boh, 1.000 euro lo farei. Lo fai? Sì. Vai, facciamo colletta e gliela faccio mangiare subito. Due di seguito adesso, subito. Sarebbe stato incredibile. Ora è impossibile. Ora è impossibile. Allora, io voglio dire una cosa intanto. Poi io ne dico un'altra. Che finalmente sono finito sul tuo canale. Era il sogno di finire sul mio canale. Sì, diciamo magari non con questo video, adesso. Allora, cioè, preferivo fare un'esplorazione notturna. Io vorrei fare un'escursione con voi. Un'escursione, chi siamo? Gli scout siamo. Sì, anch'io avrei preferito. Allora, oltre alla patatina, quella allora. Oltre alla patatina, io e Riccardo abbiamo assaggiato una cosa molto più piccante. Non è vero. Sì, è vero. L'orsacchiotto gommoso, caramella. Veramente? Sì, sì. Questo c'ha 1.3 milioni sulla scala della piccantezza. Questo? Sì, questo, la 1.3 patatina. Milioni? Sì. No, 2.3, scusa. L'orsetto 5.2. Sì, sì, sì. Sì. Io non sono riuscito neanche a buttarlo giù. Io sono stato male, perché l'ho mandato giù. Ma sul serio? Sì. Quindi, è un orsetto con liquido piccante dentro, devastante. Quindi, i più temerari, tipo Andrea, Luca, anche Fene, sì. faremo assaggiare anche l'orsetto. Anzi, chiediamo, visto che stiamo... Abbiamo iniziato. No, l'orsetto. Proponiamo no. Sta cosa, visto che stiamo portando le esplorazioni con gli ospiti, gli elei in esplorazione con Ricky e Dadda. Senza orsetto. No, senza niente, che cazzo. Senza orsetto. Va bene. Grazie Andre. Un applauso. Amici, grazie per aver visto questo video. Vi ricordo di scrivere qui sotto nei commenti altri ospiti che vorreste vedere all'interno di questo format. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo e ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.